In settimana la Commissione Lavoro riunita in legislativa ha dato parere favorevole a maggioranza alla proposta di legge per prevenire il fenomeno del caporalato in Piemonte. Il provvedimento incentiva tra l'altro la sistemazione temporanea dei coltivatori stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Premiazione a Palazzo Lascaris dei 130 vincitori della 35esima edizione del progetto di storia contemporanea rivolta agli studenti piemontesi, indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Come e che cosa mangiavano i lavoratori piemontesi nelle fabbriche del secolo scorso? Lo si può scoprire visitando la mostra Fame di Lavoro, storie di gastronomie operaie, realizzata dall'associazione CORES con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, allestita a Palazzo Lascaris fino al 22 luglio. Conferenze e presentazioni di libri all'insegna dell'amore per la natura sono il trade union del ciclo Ci troviamo in biblioteca? L'appuntamento si tiene nei locali della Regione in via Confienza 14 a Torino, tutti i giorni alle 17, esclusi venerdì, sabato e domenica fino al 31 maggio. Inaugurata all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale, la mostra Magazzini teatrali, a cura dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, propone alcune opere di scenografia teatrale create dagli studenti. Ingresso gratuito fino al 15 giugno. Il 2 giugno alle 20.30 all'Auditorium RAI Arturo Toscanini a Torino il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale promuove il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per la Festa della Repubblica. I biglietti gratuiti si ritirano presso la biglietteria dell'Auditorium. Il Consiglio regionale è anche su Telegram. Utilizzare il bot è molto semplice. È sufficiente scaricare l'applicazione dai principali store, cercare l'utente @crpiemontebot e avviare il canale. Quattro le funzionalità previste con un aggiornamento quotidiano delle principali attività dell'Assemblea.